A tra poco Mauro, grazie. E cari amici, la stessa città che offre queste scene che abbiamo visto, che faranno il giro del mondo, a cominciare dal Papa, è la stessa dove si registrano però nelle ultime settimane episodi di violenza barbara nei confronti di un nucleo di cittadini, di imprenditori in particolare, sono gli imprenditori dei mini market, in un quartiere che è Torpignattara. Noi oggi abbiamo qui in studio Claudio Capezzuoli, che è il responsabile di CNA World, che si occupa proprio dell'imprenditoria, diciamo, straniera, numeri importanti assumono anche gli italiani, per dire tra poco parleremo di questo fenomeno. Ma intanto che è successo a Torpignattara? Che sta succedendo a Torpignattara? C'è una recrudescenza di episodi di intolleranza nei confronti di imprenditori stranieri, in particolar modo di imprenditori del Bangladesh. E ovviamente c'è da parte loro una certa ritrosia a denunciare questi episodi. Sappiamo che sono delle bande notturne. Sì, sono delle bande notturne. Sono ragazzi, bande anche molto giovani. Sono ragazzi molto giovani. E che fanno? Ma a volte accerchiano queste persone, tirano dei petardi oppure commettono dei piccoli furti e scappano, quindi ovviamente questa cosa sta creando... Terrorizzano un po' questa comunità, ma non solo... E perché non denunciano? Non denunciano per paura di ritorsioni fondamentalmente, quindi sono abbastanza per un quieto vivere, anche perché poi di fatto Torpignattara da sempre è stato un quartiere ad inclusione. Molti di loro forniscono prodotti anche alle massaie del quartiere, quindi non sono assolutamente integrati. Ecco, il fatto che questi imprenditori non denuncino, cosa comporta? Comporta che non se ne parla quasi, no? Questa è una delle prime volte che se ne parla a livello pubblico. Voi avete deciso di istituire un numero di telefono, no? Per dare un'assistenza. Io il numero lo darò tra poco, quindi chi vorrà lo potrà assegnare. Ecco, che tipo di assistenza? Ma noi vogliamo dare una prima assistenza ovviamente nel caso di episodi di violenza, ma vogliamo dare anche un'assistenza che va più in là. Noi abbiamo costituito questa struttura CNA World che proprio associa imprenditori stranieri, perché vuole rappresentarli e vuole soprattutto dare loro informazioni, per esempio anche nei confronti di alcune tematiche, la burocrazia in Italia, se è difficile per un italiano lo è ancora di più per uno straniero. Quindi noi cerchiamo, ecco, di fornire un po' di servizi a larga scala nei confronti di questi imprenditori. Ecco, noi parliamo di imprenditori stranieri, pensiamo sono pochi. No, a parte che se fosse anche uno solo meriterebbe tutta la tutela di questo mondo. Ma sono soltanto a Roma 70.000, vero? Sì, sono 70.000 e danno lavoro a 160.000 persone. Anche italiani? Anche italiani. E in Italia sono circa 750.000. Quindi ecco, è una vera forza economica. Sto per dare il numero di assistenza, però prima una frase di uno che è un responsabile, no? Un portavoce di questi imprenditori, che dice: noi siamo una comunità integrata, viviamo da anni, stiamo bene, paghiamo le tasse, cessino queste violenze. Sì, e purtroppo ci sono dei luoghi comuni appunto che poi identificano questi imprenditori come persone che non pagano le tasse, che rubano lavoro agli italiani. Io credo che bisogna fare uno sforzo, certo, tutti quanti, anche in questa città, per cercare di pacificare anche tutta una serie di situazioni, quella tra italiani e stranieri, quella tra i residenti contro i commercianti e via dicendo. Allora, do il numero di assistenza della CNA World: 06 43 94 810. Grazie Claudio Capezzuoli, buon lavoro in questo momento delicatissimo che state vivendo. Voi. E adesso vi do altri numeri, cari amici.